C'è preoccupazione per due ragazze minori che tra Lecce e Ugento hanno fatto perdere le proprie tracce dopo le denunce delle rispettive famiglie. Sono al lavoro le forze dell'ordine. Possibile chiusura al traffico di via 25 luglio a Lecce è già polemica sull'ipotesi. Parco Trucks Road doveva essere un anello di congiunzione sociale tra le due 167 e invece è l'emblema dello spreco pubblico. Bentrovati in diretta nei nostri studi con il telegiornale di Lecce e provincia che si apre con la forte preoccupazione che in queste ore emerge per le due ragazze, due minorenni che tra Lecce e Ugento hanno fatto perdere le proprie tracce dopo le denunce delle rispettive famiglie. Sono a lavoro le forze dell'ordine. Facciamo il punto con Michele Iurlaro. Storie diverse, persone diverse, entrambe sedicenni ed entrambe capaci di allontanarsi da casa, facendo perdere le loro tracce. Ne ha parlato la trasmissione Chi l'ha visto nella serata di mercoledì, raccogliendo l'appello lanciato dalle rispettive famiglie. La prima scomparsa ad Ugento, la ragazza, 16 anni, appunto all'alba del 22 marzo, prima che i genitori si svegliassero, è uscita da casa senza portare con sé i documenti e lasciando una lettera ai genitori, spiegando le ragioni del gesto. Un allontanamento dunque volontario. La seconda scomparsa di un'altra sedicenne, anche lei allontanatasi martedì da una struttura di Lecce dove era ospitata. Originaria del Brindisino, la giovane è stata vista l'ultima volta intorno alle 18 nel centro di Lecce. Le ricerche sono in corso, in particolare la Polfer sta cercando di capire se, come sembra, entrambe le ragazze abbiano raggiunto la stazione del capoluogo salentino per prendere un treno diretto chissà dove, probabilmente due treni con destinazioni diverse, per storie diverse, per episodi che non sembrano essere tra di loro collegati, uniti solo dalla giustificata preoccupazione delle rispettive famiglie. Sulla possibile chiusura al traffico di via 25 luglio è già polemica. A breve ci potrebbero essere dei grandi cambiamenti in merito alla viabilità proprio del centro storico di Lecce, la zona attigua, parliamo di via 25 luglio, in concomitanza con l'apertura del parcheggio ex Enel, proprio via 25 luglio potrebbe diventare zona pedonale, ma questo comporta delle grandi preoccupazioni da parte dell'opposizione. Consigliere, ci racconta bene, ci spiega cosa potrebbe accadere? Ma secondo, diciamo, voci ricorrenti e secondo alcune interpretazioni, all'apertura del parcheggio ex Enel, che secondo quanto dicono a Palazzo Carafa dovrebbe essere imminente, ma lo dicono da diversi anni per cui non sappiamo se è davvero imminente, come conseguenza di tale apertura dovrebbe verificarsi la pedonalizzazione di via 25 luglio. Secondo noi è una soluzione che non può essere adottata in conseguenza dell'apertura ex Enel, perché rappresenterebbe un'ulteriore paralisi di quello che è la viabilità leccese, già abbastanza gravata, già in forte difficoltà, già resa ancora più complicata dalle scelte e dai provvedimenti dell'amministrazione. È chiaro che la pedonalizzazione di via 25 luglio può avvenire soltanto in una fase successiva in cui una organicità complessiva dovesse verificarsi. I servizi a supporto, non solo i parcheggi, ma anche i servizi integrativi e complementari a supporto di questa soluzione e il coinvolgimento di cittadini residenti e attività commerciali. Restiamo in tema ma anche in zona, perché in merito alla presunta desertificazione del centro storico leccese, l'assessore Signore rimanda al mittente l'analisi considerandola strumentale. La popolazione nel centro storico di Lecce sarebbe stabile da 10 anni, questo almeno quanto dice l'assessore Sergio Signore, che con l'ufficio comunale di statistica ha approfondito i dati relativi ai residenti nelle sezioni di censimento relative al centro storico della città. Nel 2011 i residenti erano 5.611, nel 2021 sono 5.332 unità. Ci sono 279 residenti in meno, un dato che non testimonia alcuna tendenza, secondo l'assessore, ma è un frutto dell'aumento degli investimenti nel settore della ricettività turistica, oltre che delle preferenze personali dei proprietari di abitazioni.
Infatti abbiamo fatto un approfondimento tramite i dati statistici che ci sono stati dati dall'ufficio anagrafe. In effetti dal 2011 rispetto al 2021 ci sono stati solamente 279 persone in meno, quindi i dati non sono veritieri quelli che sono stati messi in evidenza. Lei pensa che possa essere un'analisi strumentale da chi non ha digerito la ZTL? Penso proprio di sì, anche se ancora diciamo la ZTL non è entrata in vigore. Ce ne accorgeremo man mano che faremo la chiusura delle 24 ore. Assessore, corre voce a Palazzo Carafa di una imminente chiusura al traffico di via 25 luglio. Questa è una notizia reale? Ad oggi non c'è nessuna chiusura di via 25 luglio. Prima naturalmente dovremmo creare i parcheggi, naturalmente soprattutto tramite l'ex Palazzo Enel che dovremmo inaugurare a breve. Quindi lei crede che il centro storico di Lecce sia ancora la chicca della città? È la chicca e sarà ancora di più la chicca, perché si potrà passeggiare tranquillamente e i commercianti saranno contentissimi. Una brutta storia che arriva da Lizzanello. Nel giro di poche ore padre e figlio hanno perso la vita. Matteo Bottazzo. Hanno perso la loro vita a poche ore di distanza, padre e figlio di Lizzanello, Osvaldo e Giorgio Capone, di 69 e 35 anni. Hanno seguito la stessa tragica sorte. Uno scompenso cardiaco ha colpito il genitore che è spirato nella notte. Sconvolto il figlio che non ha retto alla notizia, sconforto per l'intera comunità della cittadina. L'amministrazione comunale, ha dichiarato il sindaco Costantino Giovannico, si stringe al dolore del consigliere comunale Luigi Capone per la scomparsa di Giorgio e Osvaldo. Un'incredibile tragedia ha colpito la comunità. Padre e figlio sono deceduti a poche ore di distanza, un patto d'amore tra due anime che hanno deciso di lasciare la terra insieme per affrontare l'ultimo viaggio. Giorgio, in passato molto attivo nella vita cittadina a Lizzanello, aveva partecipato al progetto di servizio civile Cittadini per Sempre a partire dall'anno 2014. Osvaldo invece in passato era stato anche consigliere a Lizzanello, in consiglio siede il fratello ex primo cittadino. I funerali si terranno nel corso della giornata di giovedì 24 marzo. Doveva essere un anello di congiunzione sociale tra le due zone 167, invece ad oggi può essere considerato emblema di spreco pubblico. Parliamo del parco Trax Road, Maria Teresa Carrozzo. Che sparano le batterie là sotto, no? E con le batterie hanno pagato tutto intorno e sarà costa chissà quanto. E quanto hanno speso per fare questo qua? O portano i cani o fanno baldoni. Siamo a Lecce, all'interno del parco della Trax Road, un parco inaugurato nel 2015 che sarebbe dovuto essere un reale anello di congiunzione tra le due zone 167, un parco che mirava a diventare polo aggregativo per la città, un parco dedicato a Melissa Bassi. Un parco pronto ad accogliere anche i bambini vicino al laghetto artificiale, un parco che avrebbe potuto ospitare le comunità all'interno dell'auditorium, un parco che però oggi troviamo così. Il nostro telegiornale si conclude qui, a seguire come sempre il TG Sportivo da non perdere. Buon proseguimento sui nostri programmi.